ma anche coglierle dalla pianta e mangiarle sono gustose. Evviva le mele! Alla prossima puntata! Leo, il camioncino curioso e il trattore. Finita l'estate, siamo in autunno. I meli hanno maturato i loro frutti, le mele. Guardate quante ce ne sono! Sono buonissime e ottime per la nostra salute. Lifty, il carrello elevatore, ha portato un'altra cassetta vuota. È tempo della raccolta delle mele, anche per i robot, che si divertono a riempire le cassette. Scuotendo l'albero cadono i frutti più maturi, ma non sempre così divertente. E il robot blu vuole fermare il suo compagno a... Troppo tardi! Non trovate piacevole essere in mezzo a una montagna di mele succose e profumate? E ora? Il carrello è pieno. Qualcuno lo deve portare via. Ciao, Leo! Anche tu non puoi trainare un carrello. Come facciamo? È colmo di mele. Ah, tu hai sempre una soluzione! Due ruote grandi e due piccole. Sospettiamo che sia un trattore. Un robusto telaio. Questo cos'è? Sì, l'asse per le ruote anteriori. O un potente motore. Due grandi parafanghi sono giusti per le ruote posteriori. Ecco le quattro ruote. Le più piccole davanti e le più grandi dietro. Bellissimo! Presto, inseriamo il volante. Poi la leva per cambiare le marce. Il sedile. E infine i fari. E abbiamo un potente trattore. Evviva! Cosa c'è, Leo? Ah, manca il tubo di scarico dei fumi del motore. Pensi di trovarlo qui, al parco giochi? Cerchiamolo insieme. Qui ci sono dei tubi. Cerchiamo di capire. No, questo è giusto per una nave. No, è di un'automobile. Eccolo! Andiamo a montarlo sul nostro bellissimo trattore. Si muove! Che meraviglia! E che potenza! Guardate, hai il gancio per trainare il carrello. Urrà, trattore! Sei forte! Pensate quante torte di mele! La marmellata! Buonissima! Ma anche coglierle dalla pianta e mangiarle! È bellissimo! Evviva le mele! Alla prossima puntata! Leo e il camion della spazzatura in aiuto di Lifty. Ecco il negozio del muletto Lifty. E Lifty,
Dov'è? Oh, quanta spazzatura! È ovunque, perché il bidone è pieno. No, robot rosso, non puoi buttare la spazzatura qui. Vai in terra! Ciao, Lifty. Guarda. Dobbiamo svuotare il bidone. Chi può farlo? Sta arrivando il camioncino curioso. È Leo. Ciao, Leo. Sai chi può svuotare il bidone? Cos'hai nel tuo cassone? Una cabina? Grandi ruote? Che cos'è? È un camion! Assembliamolo! Il telaio grigio e marrone? La cabina gialla e verde con il volante nero? I fari verdi e bianchi? Il paraurti verde? I parafanghi anteriori verdi. Gli specchietti verdi con il vetro blu. I serbatoi per il carburante sono rossi. Le ruote hanno i cerchioni verdi. Vanno due da un lato e due dall'altro. Ecco i parafanghi posteriori, grigi. Finito! Ehi, ma dove buttiamo la spazzatura? Manca il cassone. Andiamo a cercarlo? Qui ce ne sono alcuni. Ci sarà anche quello che fa per noi? Questa cisterna è adatta? No. Oh, il tamburo di una betoniera! Certo che no! Questo sembra il cassone giusto per la spazzatura! E allora prendiamolo! Fantastico! Sì, è un camion per la raccolta dei rifiuti. Svuotiamo il bidone. Con i due bracci voltabidoni. In un attimo è svuotato. Finalmente possiamo buttare la spazzatura nel bidone vuoto. Avanti, robot! Il bidone è di nuovo quasi pieno, ma il camion della spazzatura tornerà ancora. E grazie al suo prezioso lavoro, il parco giochi e il negozio di Lifty saranno sempre puliti. Buon lavoro, camion della spazzatura! Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Leo e la macchina della polizia stradale. Oh, qui il traffico sembra impazzito! Il semaforo si è rotto e i veicoli protestano. Sentite come suonano il clacson?
Il semaforo non indica più chi deve passare e chi deve invece aspettare. Guardate chi sta arrivando! Ciao, Leo! Il semaforo deve essere riparato. Nel frattempo, chi dirige il traffico? Leo sembra avere una soluzione. Sono le parti di un'auto. Assembliamole. Il telaio blu con accessori gialli. I sedili bianchi. Volante grigio. E leva del cambio grigia, bianca e gialla. Griglia del radiatore e due paraurti gialli. Tettuccio bianco, cofano e portellone blu. Quattro ruote grigie, bianche e gialle. Due su un lato e due sull'altro. Sportelli bianchi con una stella gialla e la scritta Sheriff. È la macchina della polizia. Ora mancano i fari. Eccoli! Luci bianche anteriori, luci rosse posteriori. Ma la macchina della polizia ha anche i lampeggianti. Luce rossa e blu. Ecco il lunotto posteriore. Sì, manca il vetro anteriore. Dove può essere, Leo? Andiamo a cercarlo. Quanti vetri! Forme e colori diversi! Ma qual è giusto per noi? Questo quadrato? No! Rotondo? No, non ci siamo! Ah no! Triangolare proprio no! Forse... sì, è lui. Prendiamolo. E ora, attenzione. Piano. Vai! La macchina della polizia è pronta per regolare il traffico. Andiamo! Il semaforo va disattivato. E ora attenzione! I veicoli di fronte possono passare. Ecco il pick-up e poi la cabrio. Adesso quelli a destra. Taxi e l'autobus. L'incrocio è libero. Leo ci sta portando un camion. È un camion gru. Toglie il semaforo rotto. E dal cassone di Leo ne prende uno nuovo.
funziona! Bravissimi! Il traffico nell'incrocio è ben regolato da un nuovo semaforo! Ma cosa ci aspetterà la prossima puntata? La vedremo insieme! A presto! Ciao! Ah, è una stupenda giornata al parco giochi! Leo e i suoi amici stanno giocando a pallone! Vai! Oh no! Scoop ha mandato il pallone molto lontano ed è finito sui rami di un albero! È finito davvero molto in alto! Scoop, forse tu riesci a prenderlo! No! Non puoi farcela! Robot Rosso ha un'idea! Scuotendo l'albero forse il pallone cadrà! Oh! No, è caduto solo un frutto sulla testa del robot! Chi può arrivare fino lassù? Leo sembra aver trovato una soluzione! Che cos'hai nel cassone, Leo? Vediamo! Un telaio? Un pulsante rosso? Due grandi supporti per le ruote? E le ruote? Due da un lato? E due dall'altro? I supporti per i sedili? E i sedili? Per il guidatore e il passeggero. Ecco il volante! E due fari! La griglia anteriore? Il paraurti! E questo meccanismo è l'elevatore! Lo montiamo sul telaio! Sì! Con questo possiamo arrivare molto in alto! Ma... manca la pedana su cui salire! Dove può essere? Andiamo a cercarla? Wow! Qui ce ne sono molte! Quale sarà quella giusta? Quella gialla? Proviamo! No! È piccola e si scivola! E questa grigia? È piatta! Ed è robusta! Oh, attento! Da questa si può cadere! Una pedana con bordi e sponde rosse! Sembra sicura! La prendiamo! Il carrello elevatore è pronto! Il robot blu è già sulla pedana! Pulsante rosso e finalmente ci possiamo riprendere la palla! Evviva! Ah sì! Torniamo a giocare! Andiamo! Ehi! Ehi! Ci siamo dimenticati del robot blu! Scusa, robot! Adesso ti facciamo scendere! Si è risentito! Non voleva essere dimenticato! Pulsante rosso
e l'elevatore si abbassa di nuovo. Fatto! La partita di pallone continua! Andiamo! Robot viola, robot blu e il rosso. Attenzione! Tira in porta! Bella parata di Leo! E buon divertimento! A presto! Leo, il camion curioso e la gru posatubi. Brrr, una bella doccia con tanto di spazzole! Ehi, ma tu sei Max! Ciao! Guardate come il robot rosso sollecita Scoop a scavare una buca. Scoop è perplesso. Scavare qui, nel parco giochi? E va bene, non sappiamo per quale motivo, ma scaviamo. Qui? No, il robot blu indica più a sinistra. No, il robot rosso più a destra. Forse c'è un tesoro nascosto, pensa Scoop. Vediamo. Acqua! Sì! L'acqua è un tesoro per tutti noi! Ma in questo caso lo stiamo perdendo! Eh sì! Scoop ha rotto accidentalmente il tubo dell'acqua con la sua benna! Non arriva più acqua al lavaggio delle auto e Max non riesce a finire la doccia! Leo, guarda cosa abbiamo combinato! L'acqua è preziosa e si disperde nel terreno! Ci aiuti a riparare il danno? Giusto! Prima chiudiamo l'acqua con la grossa saracinesca. E poi scopriamo ancora di più il tubo. Eccolo! Guardate! Possiamo sostituire solo la parte rotta. Ma chi può farlo? Qualcuno ha un'idea. Cos'hai nel cassone, Leo? Qualcosa che può esserci utile. Quanti pezzi da comporre! Divertiamoci! Un telaio. Due cingoli. Una cabina. La sedia dell'operatore. Le leve per manovrare. Gli sportelli. I due fari. Wow! Un grosso braccio! E una grossa pinza! È un posatubi! Quello che ci serve! Ha una certa somiglianza a Scoop! Bellissimo! Guardate! Ha estratto il pezzo di tubo rotto! Guardate che buco! Cerchiamo un tubo nuovo? Può essere uno di questi? Vediamo. Questo curvo? Non ci interessa. Anche questo è curvo? No. Non ci serve.
Questo sembra identico. Lo abbiamo trovato! Perfetto! Il danno è riparato e possiamo aprire la saracinesca dell'acqua. L'acqua non si disperde più. Scoop, riempiamo lo scavo. Fatto! Max, ecco l'acqua! Alla prossima puntata con Leo!